Buongiorno a tutti, questa mattina direttamente dal bar Il Matis, Viale Trieste, ospiti di Radio Veronica, non è una radio per vecchi. Non è una radio per sordi. La diretta nella diretta. Siamo qua con Laura, Corrado, Gigi e a minuti andremo in diretta. Un saluto dai senza giacca. Sempre presente. In diretta dal Matis Café, siamo qui a Pesaro, in Viale Trieste, la seconda puntata di Non è una radio per vecchi. Non abbiamo ancora salutato lo staff del Matis Café. Salutiamo Mauri, Tamara, Pedro, un personaggio, il barman brasileiro che speriamo di coinvolgere in qualche modo. Primo appuntamento della giornata, il primo spazio dedicato a delle cose da raccontare. Primo appuntamento, abbiamo i tipi del web. Allora, oggi abbiamo scelto tra le pagine Facebook che troviamo come i nostri amici della nostra pagina, abbiamo scelto i senza giacca. Allora, intanto abbiamo comunque un operatore che sta facendo una diretta Facebook, quindi potete vederci e vederli nella loro pagina che si chiama I Senza Giacca. Ma li abbiamo quasi tutti qui perché loro sono sei, ma oggi abbiamo una folta rappresentanza, sono cinque qui, e allora li salutiamo. Cominciamo da Antonio. Ciao, ciao a tutti. Innanzitutto siamo contentissimi di essere qui alla rinascita di Radio Veronica, è per noi un grandissimo orgoglio essere qui questa mattina. Quindi davvero bene, siamo molto contenti di questo fantastico pilone che c'è qui Radio Veronica. Il pilone è molto bello, il pilone sarebbe il mega gonfiabile che determina la presenza di Non è una radio per vecchi dappertutto. Sì, esatto, anche dal satellite ci vedono. Se non ci trovate sicuramente 6 metri di gonfiabile barra pilone, come ha detto il nostro amico. Ma io pensavo fossero 60 metri. No, ma comunque sempre un pilone, va bene. Sempre un pilone. Andiamo. Perfetto, andiamo. Allora, Antonio, presenta i tuoi amici di avventura. Allora, uno l'ha già presentato te, Simone, che fa il cameraman, e noi l'abbiamo messo a fare il cameraman perché se sta davanti è troppo bello e ci oscura tanto. Poi manca Alberto Rigucci, che ha perso il Bramante di pallacanestro, quindi ancora in lutto dall'altro ieri, quindi oggi non ha voluto venire, non se la sentiva. Davanti a me c'è Marco Cadeggio, che parlerà insieme a me. Buongiorno a tutti, ragazzi. Alle mie spalle abbiamo Paolo Poto e Michele Mancini che, come sapete, è il nuovo CT della Nazionale, quindi cambia nome. Bello, questa è una novità grossa. Assolutamente, vediamo questa notizia così in anteprima. Volevo dirvi una cosa, allora, volevo chiedervi intanto, cioè, che cosa fate? Voi parlate di calcio, parlate di sport? Noi parliamo di calcio, ci divertiamo a parlare di calcio, siamo un gruppo di amici che tutti i lunedì da circa purtroppo 50-60 anni giochiamo a calcetto, quindi la nostra amicizia risale al periodo della guerra. Siamo lì e giochiamo a calcetto tutti i lunedì, continuiamo a giocare a calcetto. Una sera ci siamo detti: ma perché non condividiamo con qualcuno le nostre proprio discussioni di calcio? E abbiamo deciso di fare questa trasmissione in diretta. La prima è stata dall'Austria, durante eravamo andati fuori in Austria, abbiamo cominciato in trasferta subito, avete iniziato. Esatto. E soprattutto abbiamo pensato di voler fare un uso abbastanza intelligente del social, cioè divertirci e fare una cosa carina. Perfetto. Allora, domanda giusto così dell'uomo che passa: i gusti sportivi di voi 4-5 sono identici o vi scannate in privato? Allora, i gusti sportivi ci scanniamo in privato. E li riprendete anche quelli? Ci sono live. Due, sì, perché poi li riprendiamo anche sul calcetto. E molte volte le partite vestiamo le magliette delle nostre squadre. Tu sei proprio logato, vedo. Io che hai logato, sulla giacca il... Esatto. Sono interista, c'è un altro interista che è Rigucci, tre juventini e un clivense rosso-blu, cioè del Chievo e del Bologna, ancora non si è capito di che squadra Chievo. Una rosta. Domenica tenevo per tutte e due, hanno giocato una contro l'altra, è andata bene, massimo, è andato benissimo. A meno che non ci sia stato un pareggio dalla domenica. No, l'unico pesarese che tiene per il Chievo. Sentite, ma voi avete una pagina Facebook che vedo che è anche molto frequentata, è nata alla fine da poco, insomma. È nata da poco e abbiamo realizzato ieri, abbiamo superato il traguardo dei 500 like. E vai! Sì, un ottimo risultato in pochissimo tempo, questo grazie al nostro webmaster Simone Treppi, che veramente... È sempre colui che sta dietro, perché è troppo bello se non vi escludo. Esatto, ha fatto veramente un gran lavoro. Su questa pagina Facebook raccogliamo i video che produciamo in giro per la città
e i video dedicati agli spronostici, che è uno dei nostri leitmotiv ricorrenti. Andiamo praticamente ad intervistare personaggi pesaresi abbastanza conosciuti e gli chiediamo lo spronostico, cioè il contrario di quello che loro pensano che la partita possa... Una curiosità, cosa fate voi nella vita, se si può dire? Cioè, voi siete un po' Batman, no? Avete delle vite notturne di uno. Voi vi vediamo qui con delle giacche, sembrate degli addetti in banca, no? Bancari. Lui sembra un banchiere, però. Lui è un po' più figo degli altri. Cosa fate voi nella vita? Lui riceve della nazionale. Sì, va bene. Anna, va bene. Beh, noi lavoriamo tutti in banca, in effetti. Ah, siamo, è vero? Sì, lavoriamo tutti e cinque in banca, non è vero? No, in realtà loro stanno cercando di fare le scarpe ai veri senza giacca, quelli di Sky. Ditelo. Lo diciamo, lo dichiariamo, anche domenica scorsa li abbiamo già definiti degli squali meditatori. Quindi noi siamo assolutamente convinti che prenderemo il loro posto. Quindi e dentro pochi mesi saremo su Skype. C'è un avvocato? Prenderete il posto quindi di Caressa, di Gianluca Vialli, di Marocchi, dello zio, di Bergomi, ecco. Basta che non prendete il posto di lei, lasciatemi. Beh, lei insomma, lei non sembra c'è. Che a dire il vero Massimo Mauro ci sarà. Sì. Massimo Mauro è qui con noi perché è lo juventinologo. Sentite, ho visto anche sulla vostra pagina un intervento di Ciccio Graziani. Dove l'avete beccato? Ciccio Graziani l'abbiamo beccato in piazza la scorsa settimana quando c'è stata quell'iniziativa del comune su tutti gli sport. È stata veramente un gran testimonial per noi, ci ha fatto realizzare un sacco di like, una presenza molto simpatica, veramente da campione del mondo. Era in ottima compagnia, aveva anche, mi sembra, Lucchetta con sé. Aveva Lucchetta a cui abbiamo fatto il video, verrà lanciato nei prossimi giorni, perché anche noi abbiamo una scaletta ovviamente, cioè, per delle sorprese che riserviamo ai nostri followers. E comunque c'era anche Yuri Chechi e Adriano Panatta. Posso dire una cosa? A Cori, Laura e Mary, sì. Questi ci rubano il posto. Questi bisogna stare attenti. Non lo so, cioè stanno facendo una diretta. Vuoi salutare? Magari ci mettiamo la giacca pure noi. Il direttore dirà, questi sanno quasi qua. C'è un posto a sabato dalle 10 a mezzogiorno. No, vabbè, sentite una cosa adesso, facciamogli fare uno spronostico per domani. So che domani c'è una partita, io non mi intendo di calcio come qualcuno saprà sicuramente, però so che domani c'è una partita importante che è Lazio-Inter. Beh, allora io credo che lo spronostico di Lazio-Inter lo debba dare Marco. Allora io ho appena compiuto un pellegrinaggio, abbiamo anche realizzato un cortometraggio. È vero, l'ho visto. È godibile sulla nostra pagina Facebook e invito tutti, uno, a mettere mi piace sulla pagina Facebook. 501, ma spero anche di più stamattina, e due, a mettere mi piace sul video, sul cortometraggio, anzi. Ma tu sembri nel cammino di Santiago, ero sulla via Francigena, sulla via Flaminia che porta da Fano fino a Roma. Era partito dalla via Francigena per finire la via Flaminia. Sì, un po' troppo lungo sarebbe stato in una settimana, sono partito domenica sera dopo la diretta. E comunque dico 2-1 per l'Inter, dai. Hai anche confuso un pochino Don Matteo con il maresciallo Rocca. Sì, comunque Don Matteo ieri sera abbiamo fatto l'indagine e abbiamo scoperto perché Santon fa tutti questi errori. Allora guardatevi il video sulla pagina di I Senza Giacca. I prossimi appuntamenti? Quali sono? Allora andiamo con i prossimi appuntamenti. Domani sera saremo in diretta, chiaramente dopo Lazio-Inter, una puntata monotematica su Lazio-Inter alle 22.45. Lunedì sera saremo in diretta dal Falco, il Falco che ci ospita tutti i lunedì, e quindi alle 23 faremo la nostra fantastica diretta con tutti presenti, anche un ospite fuoriuscito, non sappiamo bene da quale cella della Colombia, però dovrebbe essere con noi. Mercoledì saremo alla festa dei Bees al Iper Rossini alle ore 18, dove Graziano, il padrone del Falco, ci ha invitato per una manifestazione con i bambini che allena lui in pallacanestro. Perfetto, quindi queste saranno tutte in diretta Facebook, immagino. Volevo solo aggiungere che siamo molto concentrati sulle realtà locali. Bravi. Qui Pesaro è il nostro, tra virgolette, core business, quindi seguiremo un po' tutte le squadre e tutti gli sport di Pesaro, perché è la nostra città e la vogliamo vivere insieme agli sportivi della nostra amata città. Ok, chiudiamo con questa professione. Io, mentre parlavo questi ragazzi, mi sono annotato un po' di termini. Sì. Core business. Like, senti come parlano questi? Perché lavoriamo in banca. Ah sì? Lavoriamo in banca che vi ha istruito così. Ogni volta che ci fanno questi corsi di improvement. Oh,
e con questo questa non te l'aspettavi. E con questo ringraziamo i Senza Giacca, diamo appuntamento sulla loro pagina Facebook ma anche sulla nostra, perché poi verrà condiviso questo video. Ringraziamo l'operatore Simone, che così casualmente conosco così da circa 45 anni. Benissimo, e detto questo partiamo, continuiamo con Non è una radio per vecchi. Ciao a tutti, chiudiamo la diretta.